Benvenuti nell'Officina dei Mostri. Molto bene, Tartasauro. A noi due. Per prima cosa disegnerò le due teste di drago. La terza testa è arancio. Sembra quasi... Ma certo, una tigre! La farò minacciosa e terrificante. Marco, ma cosa stai cercando? Matte, sto cercando l'ispirazione per realizzare il mostro. Ma l'ispirazione non si cerca. Devi studiare, documentarti, imparare cose, leggere. No, io voglio cercarla così. Marco, sai dove l'ho vista? Dove? Sotto la macchina dei mostri, va a vedere. Si è nascosta, maledetta. Vado. Mi è venuta un'idea! Con la sua follia Marco mi ha dato una grande idea. Tartasauro potrebbe essere un nascondiglio vivente e sotto il suo guscio potrebbe nascondere decine di animali diversi, uno per ogni quadratino. Le zampe. I tentacoli da medusa sono ottimi per muoversi sott'acqua, ma sulla terra servirebbe qualcosa di più agile. Ah, come delle zampe da scimmia. Imbrattatogli, vedo che ti stai divertendo. Sì, direttore, mi piace molto la nuova versione di Tartasauro. Bene, sai che la tua soddisfazione mi sta a cuore. Direttore, dice sul serio? Naturalmente non me ne importa nulla. L'unica cosa che importa è il cliente. Ci ha mandato un messaggio. Matteo, ricordati che il mostro mangia elefanti. Quindi deve avere i denti giganti. È una richiesta intelligente. Non ci avevo pensato. Via questi denti aguzzi. Grazie alle modifiche suggerite da Alessandro, il mostro era praticamente pronto. Non mi restava che inchiostrare e colorare. Ed ora la parte più importante, il guscio. Riprodurrò i solchi di un vero carapace. Ecco fatto. Tartasauro, lasciatelo dire, sei proprio brutto. Sono fiero di te.